Come vi avevo preannunciato, ci sarà un'ampia pagina di sport che in realtà abbiamo già intrapreso con il collega Matteo Dionisi. Do il buonasera e il benvenuto al capitano del Football Club Rieti, Fabrizio Tirelli. Ciao Fabrizio. Ciao Cristian, buonasera. Allora, non è una bella serata per l'Amaranto Celeste, non è una bella giornata, lo vedono i nostri lettori nei tagli bassi delle aperture in cui abbiamo annunciato, purtroppo, siamo stati tra i primi in Italia, non avremmo mai voluto farlo, della retrocessione delle ultime in classifica in Serie C, una retrocessione decisa di fatto d'ufficio dalla FIGC nell'ultimo consiglio in cui si è parlato anche di altro, abbiamo parlato anche poi delle reazioni. Io una reazione la voglio dal capitano del Rieti, prima anche di andare a vedere che cosa ha detto Patron Curci. Quando ti è arrivata la comunicazione, Fabrizio, che cosa hai pensato? Beh, sicuramente, come detto te, oggi non è una giornata felice per la società, per la squadra e per tutta la città di Rieti. Sicuramente è una decisione che porterà delle conseguenze. Ho letto il comunicato del presidente dove domani verranno lette le carte per poi fare ricorso. Secondo me è una decisione veramente folle da parte della Lega, perché con tutte quelle partite a disposizione poteva veramente succedere di tutto. Ecco, un conto è retrocedere sul campo, combattendo e lottando come abbiamo fatto per tutto l'anno, e un conto, ecco, è retrocedere così d'ufficio, è veramente, veramente brutto. Allora, Fabrizio, sul piatto mettiamo chiaramente, noi perché non vogliamo chiaramente far finta di non aver visto, di non vedere, sul piatto chiaramente c'è stata una stagione travagliata, lo sai benissimo, l'hai vissuto sulla tua pelle, dagli stipendi non pagati ad ottobre, quella cessione su cui poi Curci è tornato sui suoi passi riprendendo tutto da Ital Diesel, la partita non giocata con la Regina proprio per la protesta sacrosanta avete fatto, una stagione in cui probabilmente il livello della squadra era buono, nel senso non era certamente da ultimo posto, parliamoci chiaro. Certo però, se i cambi in panchina, tutte le storie varie vi hanno fatto ritrovare all'ultimo posto e dunque a questa situazione. Forse se non ci fossero state tutte quelle storie, almeno il play-out l'avremmo giocato. Beh, questo è, come si dice, con i se e con i ma non si va da nessuna parte. Se siamo in quella classifica, un motivo c'è, però ecco, come ho detto prima, un conto è giocartela sul campo, un conto retrocedere d'ufficio. Sicuramente è stata una stagione travagliata e tutto, però ecco, avrei preferito giocarmela sul campo. Poi ecco, retrocedere fa parte del calcio, certo, però certo. Ecco, forse non sarebbe successo, però questo non possiamo dirlo. Sicuramente avremmo lottato e sperato fino alla fine, ecco, almeno in un play-out, come poi girava voce che forse le ultime quattro venivano messe a fare il play-out, invece così non è stato, ecco. Forse fa ancora più male vedere una cosa, cioè che di fatto è stata cristallizzata la classifica, no? Sono salite tutte le prime dei tre gironi, quindi complimenti a Monza, Vicenza e Regina, sono retrocesse le ultime, faranno i play-off quelle che di fatto erano dal secondo all'ottavo posto per decidere la quarta classificata, faranno i play-out le altre. In realtà però Rende e Bisceglie alla fine faranno il play-out nonostante la differenza di superiore a 8 punti. Questo forse vi ha un po' destabilizzato quando l'avete capito? Beh, sicuramente sì. Diciamo che le decisioni che sono state prese oggi, come ho detto prima, porteranno delle conseguenze, ma in tutte le società. Sicuramente è stata una decisione brutta, inaspettata, perché nessuno avrebbe immaginato tutto ciò, però sicuramente ecco, il distacco tra Rende e Bisceglie con otto partite a disposizione si poteva tranquillamente colmare, almeno per affrontare i play-out, però ecco, così veramente è stata una doccia fredda e una brutta botta, penso. Ho appreso con dispiacere, sono le parole di Patron Curci, rammarico e delusione la decisione del Consiglio federale in merito alla sorte della nostra società. La retrocessione d'ufficio, decisa nonostante le gare di relativi punti ancora a disposizione, arreca un tangibile danno a Rieti, sia dal punto di vista sportivo che societario. Nei prossimi giorni, successivamente alla ratifica della documentazione da parte di FIGC, verrà dato mandato per visionare e studiare la situazione per procedere con una eventuale diffida e il conseguente ricorso verso la FIGC. Come ripeto, sono le parole di Riccardo Curci, patron del
Rieti a margine delle decisioni del Consiglio. Nel frattempo, se la società da una parte ha rilasciato questo comunicato, noi abbiamo provato a parlarci direttamente, poi è arrivata questa nota, va benissimo così, importante che insomma la società abbia detto qualcosa, dall'altra c'è stato il comune che ha detto abbiamo fatto una sorta di alleanza, mettiamola così, con il comune di Rimini, altra realtà retrocessa come Rieti e come il Gozzano, spesi soldi pubblici per adeguare lo stadio, chiediamo i danni, queste sono le parole di Roberto Donati, trovate l'articolo sul nostro sito. Io Fabrizio ti chiedo una cosa, no? Al di là di tutto, al di là di poi il futuro, perché poi Curci adesso è vero che dice farò un ricorso, queste sono cose che sto dicendo io, farò un ricorso come ne aveva proposti anche altri in passato e va bene. Farò un ricorso e tutto quanto. La realtà è che probabilmente la federazione si è tutelata anche su questo termine. Sarà 99% serie D come sancito oggi. Ti chiedo, tu che sei il capitano, ci fossero le basi, rimarresti? Ma io, sai come la penso, sapete come la penso sulla questione Rieti. E quindi ecco, se ci fossero le basi per riprogettare un futuro in maglia amaranto celeste, non vedo il perché non rimanere. Io l'ho sempre detto e tutto. Adesso sinceramente non so come andranno le cose a livello societario, a livello di ricorsi e cose varie. Naturalmente c'è dispiacere per come è andata a finire, perché poi ecco, come detto te, è stata una stagione travagliata e è finita in questo modo molto, molto brutto anche per noi giocatori, sicuramente non è bello, però ecco, come ho sempre detto e come ribadisco, non ci sono problemi in questo, nel senso, se ci sono i margini per rimanere, nessun problema, ecco. Fabrizio, sei temprato da tutto, sei temprato dalle gioie, però anche della promozione, sei temprato però anche dai dolori di quel cambiamento repentino a metà estate, no? Lo ricorderai forse meglio di me, insomma, no? All'aver accettato comunque la causa del Rieti quando non c'era niente, all'aver vissuto quello che è successo adesso, la promozione l'ho già detto, insomma, quindi ecco perché ti ho fatto questa domanda e mi aspettavo questa risposta. Ovviamente immagino sei a casa, da come vedo dalle immagini, e capisco, sì, che dietro hai anche una foto abbastanza importante con quella fascetta. Che estate sarà, per chiudere il collegamento? Diciamo sì, sono a casa, hai visto benissimo la foto dietro, è la fascetta della promozione con la foto di squadra, e speriamo che sia un'estate diciamo tranquilla, però diciamo ecco, da oggi è partita e non è partita proprio bene, però ecco, staremo a vedere quello che succede, e lo sai, io ho tutti nel cuore, come ha detto te, diciamo sembra fatto apposta, ma sono partito che non c'era niente, le promozioni, adesso questa cosa è veramente una maledizione e un bene, non si sa, però dai, vediamo quest'estate come andrà e speriamo che vada tutto per il verso giusto e che soprattutto che a Rieti si possa continuare a far calcio come è giusto che sia e come merita tutta la città e tutti i tifosi, ecco. Fabrizio, grazie, ci vediamo, ovviamente ci risentiamo, grazie per la tua disponibilità, in bocca al lupo soprattutto. Grazie a te Cristian, un saluto a tutti e a presto.